Insomma, come nasce intanto questo progetto che è abbastanza fuori dalle, no, dalle righe di quello che hai fatto Cimone, per esempio? Io quando ero ragazzino mi piacevano gli indiani perché mio padre mi aveva raccontato rispetto di come venivano narrati nei film. Mio padre non è il mio telefono. Mio padre mi aveva raccontato che in realtà gli indiani erano le vittime, che la storia era completamente diversa da come ce l'ha raccontato. E allora mi ero affezionato a questi indiani e quando giocavo a Grumo, ai cowboy, facevo l'indiano. Mi piacevano. Mi piaceva la loro idea del mondo, mi piaceva la tragicità della loro storia. Mi sembrava anche che fossero portatori di una certa saggezza, una saggezza che si era perduta con loro. E quindi ho pensato sempre a un certo punto che avrei dovuto raccontarlo, un indiano. E avevo questa storia, e chiaramente pensavo al personaggio dell'indiano per me, perché pensavo che fosse un personaggio fantastico. Avevo questa storia nel cassetto e un giorno, chiacchierando con Rocco, gli raccontavo un po' le mie storie, i miei spunti. E allora gli ho detto anche l'indiano. E lui mi ha detto, a me questa storia mi piace molto. E in quel momento ho capito che Rocco avrebbe potuto fare di quel personaggio qualcosa che io non avrei potuto fare, perché poi un comico riesce ad essere più profondo. I comici sono gli attori più completi, perché riescono ad essere comici ma anche drammatici, riescono. E così è stato, per cui Rocco ha fatto un personaggio andando proprio al di là della sua capacità interpretativa, ha messo in campo la sua umanità. Quindi partendo da quest'indiano, poi volevo che quest'indiano incontrasse un altro ultimo come lui, con una visione del mondo completamente diversa. E quindi da dove il mio indiano vive su una terrazza, a contatto col cielo, con le stelle, con i flussi migratori degli uccelli, volevo invece farmi incontrare un ultimo con un'idea del mondo diversa. Quindi ho pensato a una specie di topastro di fogna, un uomo delinquente di quarta categoria, che incontra l'indiano, perché mi sembrava che questo incontro potesse essere comico, perché queste due idee del mondo opposte producono commedia, però questo incontro produce anche una sorta di osmosi, di salvazione. È una storia di salvezza, è una storia, diciamo, di come un incontro può salvarti la vita, un incontro può, però per salvarsi bisogna faticare. Infatti questo è un film faticoso, i due personaggi devono arrampicarsi, proprio perché nel tema del salire c'è il tema della salvezza, no? Ci si affranca dalla condizione, dal basso fondo, e si sale fino a vedere il mondo da una prospettiva diversa, vederlo completamente diverso. E quindi questi due personaggi a confronto, però poi nella storia degli indiani c'è anche la loro tragedia. Dove nasce la loro tragedia? A un certo punto arrivano gli Yankee e decidono di costruire nei loro territori una ferrovia, una strada ferrata, una strada di ferro che in qualche modo rovina l'ambiente e avvelena gli stessi indiani. E come l'ha trovato? Una città metropolitana, ma una città con queste caratteristiche. E a quel punto il mio amico Nardino, che adesso non c'è, che è un mio collaboratore storico, mio amico di Grumo, che ha sempre lavorato con me, ha fatto tutti i miei film, ha lavorato in Puglia tantissimo, Nardino mi ha detto, Taranto, quartiere Tamburi. Voglio dedicare questo film a Nardino, che si è molto ammalato di mio film. Che Taranto era proprio come il territorio indiano, cioè una città strepitosa, una città bellissima, nessuno riflette. A Taranto, come dire, non c'è un solo mare, ci sono due mari, ma andatevi a trovare le città con due mari addirittura.
e anche Taranto, un po' a Taranto è capitato quello che è capitato alle riserve indiane. Sono arrivati gli Yankee e hanno portato un mostro di ferro. Un mostro di ferro che in qualche modo ha rovinato l'ambiente e che li avvelena. Ricordiamoci che a Taranto c'è la maggiore mortalità per il lavoro, abbiamo, questa è una città con questo primato nefasto. E poi anche, come dire, a Taranto capita esattamente quello che capitava agli indiani, nel senso che alcuni morivano e altri per sopravvivere per avere un piatto da mangiare poi un piatto sulla tavola erano costretti a collaborare con gli Yankee, esattamente quello che capita a Taranto, dove tanti tarantini sono costretti poi a lavorare all'Ilva. Ecco, diciamo, questa contraddizione e questo scenario mi sembrava forse quello più adatto per il racconto.